Benvenuti a questa nuova puntata di Sapori e Profumi. I loro petali hanno una bellezza davvero senza tempo e da millenni ormai le rose conquistano l'uomo con il loro fascino misterioso e non a caso i pittori dei primi del Settecento le riproducevano in tutte le fogge sulle loro tele. Questa settimana siamo in Slovenia, Nova Gorica, a pochissimi passi dal confine con l'Italia, dove per un mese il profumo della Regina dei Fiori è protagonista nei piatti più sofisticati. Prima di iniziare però il nostro sommario di questa settimana. È rivoluzione nel modo più classico di intendere la pasta e la pizza italiane, un lavoro certosino su lieviti e farine ed un approccio a cottura e condimento senza precedenti. La tradizione del vino incontra la contemporaneità del design per rinnovare il piacere della degustazione. A Firenze le migliori proposte dolci per il palato, da gustare rigorosamente sotto zero. Sorta dopo la seconda guerra mondiale a compensare la parte della città di Gorizia rimasta all'altro lato del confine, Nova Gorica si potrebbe dire la sorella minore di Gorizia, una città ubicata a ridosso del confine ma senza valichi confinari. Aeroporto di Trieste, che è aeroporto di Ronche dei Legionari, dista meno da Nova Gorica che da Trieste. Per cui le possibilità da Milano ci sono il nuovo volo di linea da Milano, di Alitalia, Milano-Trieste ogni giorno e poi 20 minuti da Trieste dall'aeroporto per venire da noi. Possibilità c'è il treno, 4 ore di treno Milano-Gorizia oppure macchina 400 km Milano-Autostrada 4 uscita Vileste-Gorizia. Ricordiamo che le barriere sono cadute, quindi si può facilmente viaggiare solo con la carta d'identità. Giusto, giustissimo. Per cui... ben arrivati. La particolarità di questa città sono le rose, visto che questo nobile fiore si incontra ad ogni passo, nelle aiole, negli spartitraffico, nelle fioriere e persino nello stemma cittadino. Tutta la città è stata progettata come un unico grande parco verde. Salendo su fino in quota sulla collina adiacente troviamo il convento francescano che accoglie la tomba degli ultimi discendenti della famiglia reale francese Bourbon e la collezione, seconda in Europa, di rose Bourbon, una specie risalente al XIX secolo che fiorisce in maggio e giugno. Seguendo la scia di questo profumatissimo fiore la nostra prima tappa è il Perla Casinoi Hotel. Qui la fortuna gira su 1138 slot machine, 68 tavoli. Entro fine giugno 2011 verrà inaugurato il Casinò Open Air, un vero e proprio casinò all'aperto. Ma il Perla non è solo gioco, ma anche un connubio di sapori, grazie a tre ristoranti, tra cui spicca il Calypso. Bene, il nostro giro qui a Nova Gorica inizia dal Perla Casinoi Hotel. Qui c'è un ristorante che si chiama Calypso, qui si fanno dei piatti flambè buonissimi, ma anche delle delizie culinarie a base di rose. Ora però siamo con Natasha al Caffè Dolce Vita per mangiare un buon gelato. Allora, alla Perla abbiamo gelati nostrani, facciamo noi qua a casa. Sono gelati artigianali. Infatti adesso ci portano gelato preparato con la vaniglia e petali di rose. Preparato anche con olio essenziale, infatti questo gelato mangiano abbastanza le donne, anche bambini, è preparato proprio per un po' particolare per l'estate quando c'è caldo. Quindi è il momento ideale per assaggiarlo, lo assaggiamo insieme? Va bene. È molto buono, molto dolce soprattutto. Sia dolce, è preparato con tanti colori di petali di queste rose, no? E poi anche c'è il croccantino della rosa che lo rende un po' sfizioso, un po' diverso dal solito. Per quello forse piace ai bambini, è un po' divertente da mangiare. Anche sì, anche per questo. Continuiamo perché è troppo buono. Seconda tappa è il Park Casinoi Hotel. Proprio qui la società amanti delle rose della Gorishka ha scelto l'hotel come sede.
rose hanno letteralmente invaso gli spazi, infatti tutte le sale e gli ambienti hanno nomi di varietà di rose diverse. Noi raggiungiamo il ristorante Tiffany per provare un piatto a base di rose. Le rose non si usano solamente per preparare dei ottimi dessert, ma possiamo proporre anche come ottimi secondi. Oggi abbiamo preparato delle costicine d'agnello in crosta di rose con salsa di yogurt e cetrioli con un po' di pepe bianco. Abbiamo cotto la costicina d'agnello in forno per 15 minuti a 150 gradi. L'abbiamo saltata poi in padella sull'olio d'oliva e proposto con la salsa di yogurt con cetrioli e pepe bianco. Zeleniavo. Bene, infine prendiamo un caffè con Laura che ci racconta le infinite declinazioni della rosa in cucina. Qui abbiamo una tavoletta di cioccolata, Laura, quindi anche qui si trova la rosa. Esatto, sì, la rosa non solamente in cucina ma anche nei dolci. Infatti quest'anno abbiamo pensato, in concomitanza col 6° Festival delle Rose, di proporre ai nostri ospiti anche la cioccolata alle rose. Infatti è stata creata da un laboratorio di cioccolata e hanno preso dei petali di rose che sono stati comunque prodotti ecologicamente, senza trattamenti con cimie, o comunque non sono stati trattati chimicamente, e secondo me va gustata, va molto bene accompagnata anche al caffè. La città è piena di rosetti, diverse piantagioni che ricoprono una storia di rose molto diverse, dalle rose più antiche a quelle più moderne, da quelle che sono belle a vista a quelle che profumano molto molto delicatamente. Abbiamo visto cigli della strada piuttosto che rotonde, abbiamo visto un sacco di rose ovunque, ma immagino che ci sono alcune specie e varietà che durano anche molto in là nel tempo, non solamente mese di maggio-giugno. Esatto, ci sono tantissime rose che fioriscono anche più volte all'anno, quelle sicuramente sono molto più amate e anche le persone le amano mettere nei propri giardini, sui propri balconi, così girandovi un po' intorno vedete la città splendere in questo scenario di rose anche dovunque un po', ecco. Eccoci dunque arrivati allo spazio della ricetta d'autore della settimana. Vediamo dunque chi è lo chef protagonista di questa puntata. I will chop some chives for the sauce. Sminuzziamo dell'erba cipollina per la salsa. Per questo piatto, la scaloppa di salmone, devo portare ad ebollizione il prezzemolo fino a che si crea questa riduzione in crema. Scaldo in un tegame della panna liquida. Prendo quindi il prezzemolo, ci aggiungo dell'olio e ne faccio una miscela. Aggiungo un bel po' di pepe nero e, ovviamente, assaggiamo. Per cuocere il salmone uso dell'olio di semi di girasole che deve essere ben caldo. Aggiungiamo del sale e pepe, facendo attenzione di adagiare il salmone sulla padella nel suo lato interno. Aggiungo del burro nella salsa. Eccoci, siamo pronti ad impiattare tutto. Prima adagiamo la salsa di prezzemolo, poi i tranci di salmone. Aggiungo l'erba cipollina e il caviale di salmone, le uova nella salsa. Eccoci, scaloppine di salmone con salsa di prezzemolo e caviale rosso. A lark and a dove, but first of all, please let there be love. Bene, questa era la ricetta. Ora ci prendiamo alcuni secondi di pausa prima di arrivare alla seconda parte di Sapori e Profumi, dove vi presenteremo tre servizi molto particolari, uno dedicato al passato, al presente e al futuro di due classici della tradizione culinaria italiana, la pasta e la pizza. Poi andremo a degustare un vino che affonda le radici molti anni in là, quindi addirittura nel 700, in chiave un po' contemporanea. Ed infine andremo a Firenze per degustare delle prelibatezze rigorosamente sotto zero. Rimanete con noi.